Ciao a tutti, bacio nel nome della vostra amica, sì, altro pacchettino. Poi è un periodo di collaborazione a manetta che non è. E il sito in questione è onedaysaving.com, vi lascio sotto l'info box tutto, il link diretto al sito, codici sconti vari se ci sono, insomma andate sempre a sbicciare. Ecco, tiro fuori tutte le cosine così poi adesso ve le vado a fare vedere. Allora, sono 5 cosine. Allora, il primo è questo che vi faccio vedere, è questa scatolina, che è tutta una cosa per il cucito, diciamo, un kit per cucito, penso che sia anche cosa per la lana, credo, non so, comunque lo do a mia suocera, che lei, quelle cose qua, guai. E c'è anche le spillotte così, ma che carine. Allora, vi faccio vedere tutto quello che contiene, poi non è che l'intendo più di tanto, però l'ho preso, lo do a mia suocera. Aspettate, ditemi voi cosa, questo è un ago per la lana, credo. Se sbaglio correggetemi, questi gancetti qua, questo anellino che non so, sempre sono tipo spillettine, ecco, tipo spille da paglia, ecco, insomma, da usare per quando cucite, quando fate le vostre cose, qua, ago, poi qui ha questo coso qui, che serve per sempre per il cucito, per la lana, per il cucito, non lo so, queste due spillotte qua, mamma mia, che belle che sono, vero? Di questo bel blu viola qua, questo qua dorato, poi c'è una pinzettina qua strana, e ve lo sapete voi, le esperte del cucito lo sanno, ecco, e poi ci sono questi aghetti, no, questi qua, insomma, ecco. Sì, comunque per fare la lana, credo anche, ditemelo sempre nei commenti, non lo so, io l'ho preso perché comunque so che mia suocera fa sì, queste cose qua sono sempre utili, io le uso, ok, questo che non è un ditale per pucci, no, è un'altra cosa, ecco, qua ci sono altre spillettine, altri anellini che vanno, ah, sono usciti da qua, scusate, perché qua c'è un altro scompartino con tutti questi spillettini, lo potevo mettere dentro anche quelli, allora, così, qua c'è un metro da sarta, fantastici questi, servono sempre, tutti belli, cioè, questo serve sempre anche per misurare la circonferenza della pancia, adesso che stiamo facendo ciclette stiamo un pochino dimagrendo anche per quello serve, e per misurare, per la sarte, ecco, però quando servono si cercano. Poi ci sono questi conettini qua, le esperte del cucito, ah, io lo so cosa sono, beate voi, in varie misure qua, e poi queste altre spille qua da paglia in plastica, così, e così nei vari colori, che carine che sono, verde, rosso, azzurro, arancio e rosa, c'è anche rosa, titita. E insomma, tutto questo suo bel kit, tutto dentro nella sua bella scatolengi, così, tutta bella pratica, ok. Poi ho preso quest'altro, che è un porta aghi, questo è molto utile perché abbiamo sempre gli aghi, sì, nella sua scatolina, ecco, però questo è calamitato, vedete qua c'è la calamitina, come faccio a vedere, non ho qua neanche un ago a portata di mano qua, però sì, e rimane, sì, aspettate, vedete che rimane attaccato, adesso è caduto, sì, comunque è calamitato, però per gli aghi, ecco, non ce n'ho qua neanche uno, vediamo se si attacca una spillettina qua da vaglia, sì, vedete, non scende, non cade, ecco, e qua insomma ci attaccate tutti gli aghi che avete nella vostra, per dire, scatola del cucito, ecco, perlomeno non va in perdita niente, e questa è un'altra cosa utile che mi piaceva. Poi ho preso quest'altra scatoletta, ne ho già presa una però di un altro colore, di altri fiori diversi, non mi ricordo se, sì, vedete che ce l'ho qua, però è diversa, e questa c'ha appunto nell'arancio, in questo, bene, ma sono, queste qua sono sempre comode, sempre utili per mettere dentro di tutto, sono bellissime in latta, a me piacciono un botto, io le metto lì, ci metto dentro anche gli orecchini, ci metto dentro anche le mie cosine nella postazione beauty, ci metto dentro tante cose, insomma, molto belle. Ah, scusate, aspettate che non ho messo dentro questo, no, là, il kit incompleto, no, ok. Poi ho preso questo astuccetto che serve per mettere dentro le cose del cucito, oppure metteteci quello che volete voi, semplicemente,
ed è bellissimo, mi piaceva proprio il colore. È a due zip, la prima si apre così e qua vedete, insomma, adesso il cucito, potete benissimo metterci anche i pennarelli, vedete che ci stanno pennarelli, pastelli, matitine, matitozze, insomma quello che avete voglia voi. Qua c'era un altro con la cernierina qua, dove potete metterci le altre vostre cosine, e poi c'è un'altra zip qua così. Qua c'è ancora i passanti qua per metterci penne, matitine, matitelle, insomma quello che avete voglia voi, oppure gli aghetti, gli oyagi, magari le pinzette, volete, le forbici. Io che ho tante forbici, potrei anche usarlo per mettere dentro tutte le mie forbici, insomma come volete voi, gli astucci potete usarli come avete voglia. Poi c'è questo, che bello questo taschino, aspettate, riesco a, carino così, metterci dentro qualcosina, e qua ancora due passantini, e dai, sempre utile, si chiude così, e lo mettete da qualche parte dove avete voglia voi. Questo mi piaceva, anche questo un botto, bene, che sono sempre utili. E poi c'è questa scatoletta di legno, l'ultima cosina, ma non da meno, aspettate che prendo un attimo la forbicinos, la forbicinos. E questi sono dei timbrini, mamma che meraviglia. Allora aspettate che sono tutti, hanno il silicone sotto qua, eh? E con la scritta love, aspettate che forse è meglio che ve li giro così, ecco, così vedete quelle, le timbrate che hanno. Allora c'è la scritta birthday, happy, share, white love, love, qua c'è un aereo, smile, la bustina, sorry, sweetheart, il cuoricino, le roselline, la tazzina con i cuori, love you, un altro cuoricino con un'altra scritta che non si capisce, non mi ricordo quando, non riesco a leggere, non lo so, la scarpina col cuore, insomma, il cuoricino, for you, la campanella, altri cuoricini, e questi sono tutti appunto i timbrini. Voi mettete nel vostro tamponcino e timbrate, le usate per la vostra cartopazia, per la vostra agenda, per il vostro scrap, per il vostro, insomma, tutte le vostre cose creative. E sono belli comodi perché sono dentro nella sua bella scatolina di legno, ecco, e sono sempre utili. E queste sono le 5 cosine che ho preso da questo sito. E niente, vi lascio sotto l'info box tutto e vi invito ad andare a scuriosare, perché c'è tante cose davvero carinissime e anche utili. Un bacione, al prossimo video, ciao ciao dalla Vika!